arrivo della nostra università, dove sono stato 4 anni come studente e 46 come docente al Cesare Alfieri. Quindi ecco un po' le radici ci sono. Grazie Alessandra per questa iniziativa che è dovuta a te, in particolare per ricordare Spadolini che trae spunto dalla pergamena, ma che gli consente di essere inserito nella memoria con questo centenario del nostro Ateneo, che certamente mi ha fatto piacere. Un legame lunghissimo, quello di Spadolini, direi per tutta la vita, nonostante l'aspettativa. Vedete, lui si laurea nel 47 a giurisprudenza, poi è subito chiamato a lavorare a Roma, messaggero, subito giornalista, e nel 50 è chiamato a scienze politiche. Ecco, da lì lui non è mai uscito. È vero, è andato in aspettativa. Lui ha insegnato fino al 68, quando era anche direttore del Resto del Carlino. Nel 68 poi passa al Corriere della Sera, sono gli anni della contestazione, sono gli anni dell'autunno caldo. Difficile insegnare e contemporaneamente dirigere il più grande quotidiano italiano. E quindi presso l'aspettativa, che poi dal 72 il Parlamento diventa un'aspettativa definitiva sostanzialmente, senza rientrare. Però lui non ha mai rinunciato alla ricerca. La polemica che aveva garbata con il suo caro amico Aldo Moro era questa, che Moro continuava ad insegnare. Ricordatevi che quando fu rapito aveva le tesi di laurea nella macchina. Allora insegnare, poi diceva Aldo, non possiamo insegnare e fare ricerca e politica contemporaneamente. Io ho scelto la ricerca, lui sceglieva la ricerca, ha scritto libri, come ha ricordato prima, su Firenze, su altre cose fino alla fine della vita, e aveva questo stretto rapporto con la sua scuola, con me, con Lotti, con Rogali, che è qui, con Ballini, con i giovani anche, per la ricerca. Certo, non aveva tempo ad andare in biblioteca, vi dico queste immagini che a me ha fatto sempre tenerezza. Noi facevamo la ricerca di base, e lui diceva questo, vedi, tu ed io siamo come le antiche botteghe fiorentine, tu sei Filippino Lippi che sparge il colore, poi arriva il maestro Filippo, dà due colpi di pennello e fa il capolavoro. Ecco, era un'immagine molto bella, perché forse c'è poche cose belle come le botteghe fiorentine, dove veramente si trasmetteva e si insegnava il mestiere. Quindi lui l'università non solo l'ha seguita, l'ha capita, il rapporto con i giovani. Vi ricordo che quando io ero al terzo anno, nel 68, quando ci fu la contestazione, ed ero naturalmente tra tutti i giovani che si davano da fare per il rinnovamento, assemblee su assemblee, all'inizio era stato preso come la scalmanata di qualche ragazzaccio. La prima intervista in Italia fatta a Marcuse fu fatta da Enzo Bettiza, mandato da Spadolini al Corriere della Sera, perché guardate, non è una chiassata, ha radici profonde e cerchiamo di capirle per non rompere con il mondo dei giovani. Quindi l'università, anche da giornalista, nelle sue tre anime, la seguiva sostanzialmente sempre. E è accompagnato da quel 50, l'ha portata fino in fondo. Se voi pensate, nello statuto della fondazione è previsto che ci sia sempre un rappresentante del Cesare Alfieri, prima è stato Rogali, adesso è il professor Paolini, proprio per questo aggancio che l'Istituto Culturale Fondazione doveva avere con l'università. E l'università si è battuto dalle colonne dei giornali, se ne è battuto, pensate, quando lui è arrivato a Firenze nel 50, la battaglia che ha fatto come storico per rinnovare la storia. Ma noi avevamo la storia che non arrivava alla contemporanea, la storia moderna. Era una storia, a parte che si fermava a Vittorio Veneto, perché poi dopo il fascismo era una cosa brutta, il dopoguerra era cronaca, non era una cosa seria. Ci mise 10 anni, dal 50 al 60, quando nel 1960 ci fu finalmente la prima cattedra in Italia di storia contemporanea. Oggi, come voi sapete, la storia moderna è relegata nelle facoltà di lettere come materia facoltativa o integrativa, mentre la storia contemporanea è a lettere, è a giurisprudenza, è a scienze politiche, è in tutte le facoltà umanistiche, perché siamo arrivati finalmente a capire l'importanza della storia contemporanea.
fece questa battaglia, ma le battaglie le ha fatte quindi anche per l'università proprio, quando lui ha potuto, soprattutto da parlamentare, da senatore. Poi lo diranno meglio i miei colleghi che parlano nel convegno, ma le battaglie per i provvedimenti urgenti subito appena entrato in Senato nel 72-73, le battaglie il 41 alla riapertura dei concorsi, il Ministero della Pubblica Istruzione, fu 5 mesi ministro. 5 mesi perché il governo Andreotti senza la maggioranza parlamentare, ma in quei 5 mesi riattivò i concorsi all'università, creò il CUN e saluto e ringrazio di essere con noi il presidente del CUN, venuto apposta da Roma. Ecco, obbligò i professori a fare la maturità perché avevano incrociato le braccia. Insomma, in quei 5 mesi ha lasciato un segno sulla pubblica istruzione e domandava sempre l'università, i concorsi e così via. Ecco che quindi l'università l'ha avuta nel cuore, l'ha seguita sempre, a qualunque carica, a qualunque potere, e Firenze, perché non l'ha mai lasciata, aveva molte occasioni. Voi pensate che i parlamentari in genere si fanno chiamare a Roma alla LUIS o altro perché potevano fare sia la vita di università sia la vita politica. Lui ha sempre, è stato 20 anni rettore della Bocconi. Dal 74 al 94, università certo non secondaria nella grande Milano, è stato presidente, non rettore. Rettore era Mario Monti, che lui collaboravano insieme per rilanciare quella università dal 74 in poi, ma restava, le radici erano soprattutto e sempre praticamente le radici fiorentine. Vi chiudo con un episodio prima di concludere, velocissimo. Io gli dicevo, professore, lei sta perdendo una barcata di soldi, perché lui dal 91 era senatore a vita. E io dicevo, lei non può più tornare all'università come senatore a vita. E lei perde la pensione, che erano, perché sapete che come professore, avendo la titolarità della materia, pur essendo un'aspettativa, non prendeva un euro, allora una lira, siamo nel 94, però perdeva 3 milioni di lire al mese di pensione. Lui diceva, io fino a 70 anni la pensione non la chiedo, perché voglio il mio aggancio con l'università. Infatti è morto a 69 e non ha preso una lira di pensione, ma voleva tenere vivo questo rapporto con l'università. Beh, in un'intervista che abbiamo incorniciato negli ultimi anni della vita, quando un giornalista gli chiede, ci sono per lei qualche rimpianto, qualche desiderio, lui parlando della sua fondazione che lasciava a continuare i giorni, diceva, auspico un'università più aperta di quella che noi siamo riusciti a realizzare per i nostri giovani ed un amore per l'Italia maggiore di quello che noi siamo riusciti a inculcare loro. Ecco, voleva che tutto il suo patrimonio fosse al servizio, sono le sue parole, delle nuove generazioni di studiosi. La parola chiave era servizio. Quando stava per andarsene, e io ero lì a prendere appunti su quello che avremmo dovuto fare dopo di lui, mi disse testualmente, non mi trasformare la villa di Pian dei Giullari in un museo muffito. Io voglio che vengano i ragazzi, che leggano i libri, che studiano, che conoscano quello che è questo grande patrimonio di questa nostra grande nazione. Quindi tutto deve essere al servizio delle nuove generazioni di studiosi. La parola chiave era servizio. Spadolini è stato un servitore dello Stato, delle istituzioni, ma soprattutto un servitore della cultura. Grazie.